In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Lascio oggi la parola a Papa Francesco, il quale si sofferma sulla chiamata dei dodici non come i santi discepoli, ma come i peccatori chiamati a conversione. E in questa chiamata dei discepoli ci siamo anche noi. Sta a noi aprirci al dono oppure chiuderci all'amore, come purtroppo è successo per Giuda. Gesù prega, Gesù chiama, Gesù sceglie, Gesù invia i discepoli, Gesù guarisce la folla. Dentro di questo tempio, questo Gesù che è la pietra d'angolo fa tutto questo lavoro. È lui che porta avanti la Chiesa così. Come diceva Paolo, questa Chiesa è edificata sul fondamento degli Apostoli. Questo che lui ha scelto qui e ne scelse 12. Tutti peccatori, tutti. Giuda non era il più peccatore. Non so chi fosse stato il più peccatore. Giuda, poveretto, è quello che si è chiuso all'amore e per questo diventò traditore. Ma tutti hanno scappato al momento difficile della passione e hanno lasciato solo Gesù. Tutti sono peccatori, ma lui scelse. Se noi entriamo in questo tempio e facciamo parte di questa costruzione finché lo Spirito Santo abiti in noi, noi non siamo nella Chiesa. Noi siamo alla porta e guardiamo. Ma che bello, sì, questo è bello. Cristiani che non vanno più avanti della reception della Chiesa. Sono lì alla porta. Ma sì, sono cattolico, sì, ma troppo no. Così a Gesù non importò il peccato di Pietro, cercava il cuore, ma per trovare questo cuore e per guarirlo pregò. Gesù chi prega è Gesù chi guarisce, anche per ognuno di noi. Noi non possiamo capire la Chiesa sin questo Gesù chi prega e questo Gesù chi guarisce. Che lo Spirito Santo si faccia capire a tutti noi questa Chiesa che ha la forza nella preghiera di Gesù per noi e che è capace di guarirci tutti noi.